e benvenuti a tutti. Quando suona la sirena, non è uno spettacolo sulla storia dei Vigili del Fuoco di Palazzolo sull'Oglio. Ridurre 140 anni di storia gloriosa in poco più di un'ora sarebbe stata impresa ardua, impossibile. È piuttosto un omaggio di palazzolesi ad altri palazzolesi, a tutti quei palazzolesi che dal 1883, ininterrottamente, si sono impegnati per farci sentire tutti più sicuri. Quello che andremo a raccontare questa sera è il loro impegno, è la storia del loro impegno. L'impegno dei pompieri di ieri e di quelli di oggi. Dei vigili del fuoco di oggi che tanto si impegnano per fare Palazzolo una cittadina sicura e con Palazzolo anche territori del circondario. Quando suona la sirena che andremo tra poco ad ascoltare, è un modo originale, speriamo, di dire a tutti i pompieri di ieri, ai vigili del fuoco di questi ultimi anni, il nostro grazie, il grazie della comunità di Palazzolo. A tutti buona serata e due avvertimenti. Il primo è quello di spegnere o quantomeno silenziare i cellulari e di posticipare a fine spettacolo l'eventuale gradimento o il dissenso per quello che andrete a vedere. Grazie ancora e buona serata. Quando suona la sirena, ti passano per la testa tantissimi pensieri. Ci chiameranno per un gattino che non riesce più a scendere da una pianta? Dovremo spegnere sterpaglie a cui qualcuno inavvertitamente ha dato fuoco? Sarà un incendio grave che sta divorando qualche capannone? È ancora la sirena a liberarti la mente da tanti pensieri. Devi farti trovare pronto e sempre attento. Non c'è mai un intervento che possa essere affrontato sotto gamba, con superficialità. Le fatiche del lavoro, i problemi della quotidianità, non possono salire con te sul mezzo di soccorso. Lì c'è posto solo per la squadra e per l'attrezzatura necessaria all'intervento. Partiamo. E allora cominci a pensare a cosa devi fare.
quale sarà la priorità. Dovremmo mettere in salvo delle persone. Tutti questi pensieri, anche dopo tanti anni, aiutano a tenere sotto controllo quell'apprensione che scatta al suono della sirena. Anche l'intervento più stupido può essere pericoloso. Il suono della sirena ti aiuta a ricordare che non devi mai dare niente per scontato. Ti fa ragionare, ti dà la lucidità di ricordare che solo se la squadra opera in condizioni di sicurezza sarà più facile portare a buon fine anche il più difficile degli interventi. Concentrazione. E poi ancora concentrazione per un intervento che devi portare a termine insieme ai tuoi compagni di squadra nel migliore dei modi possibili. Sul mezzo siamo in cinque, ciascuno con la sua storia, con la sua sensibilità, con occhi diversi con cui guardare la realtà. Il suono della sirena ci fa diventare complementari, quasi fossimo una cosa sola. So che le mie conoscenze potranno essere di aiuto agli altri, come la preparazione e l'attenzione di un mio compagno di squadra contribuiranno all'efficacia dell'intervento e anche alla mia sicurezza e a quella degli altri compagni. So che posso contare su ognuno di loro. A molti di loro mi lega l'amicizia. Con loro ho condiviso gioie e fatiche, le ore del turno in attesa di una chiamata. So che se dovessi trovarmi in difficoltà, Marco, Alberto, Simone, Manuel, Ezio, Mattia, ci sarebbero. Quando suona la sirena, so che a breve anche il suo cicalino si metterà in funzione. E per Gianluca, ahimè, non ci sarà altro spazio che organizzarsi velocemente, correre in distaccamento per la partenza. Cosa sarà successo? Dove dovrà andare? Quale intervento dovrà affrontare? Un incidente? Un incendio? Un soccorso ad una persona in difficoltà? Il cicalino non ha ancora smesso di suonare, che Gianluca è già pronto a raggiungere la sua squadra. Anche se col tempo mi sono abituata a tutto questo, in fondo resta sempre un poco di ansia. Quando suona la sirena non penso più al tempo che questo impegno toglie a me, ai miei figli. Le rinunce più importanti sono quelle di Gianluca, ma lui sembrano non pesare quando c'è da dedicare del tempo a chi, evidentemente, è in difficoltà. Dopo tanti interventi anch'io ho capito il suo punto di vista. Quando suona la sirena, sono fiera del suo impegno e di quello di tante altre persone come lui. Non manco di ripeterlo a me stessa e ai nostri ragazzi. Col tempo ho imparato anche a gestire la preoccupazione che sentivo quando suonava la sirena. Non voglio pensare a quello che potrebbe accadere. Non lo voglio per me, non lo voglio per i miei figli, non lo voglio per Gianluca. Col tempo ho imparato anche ad accoglierlo al suo arrivo con il silenzio. Le prime volte, anche per scacciare la preoccupazione che si era fatta strada dentro di me, lo riempivo di domande. Cos'è successo? Dove siete stati? Non farmi domande, mi ha detto senza cattiveria. Ho capito che aveva bisogno di silenzio, di spazi in cui elaborare a mente fredda l'esperienza vissuta. Ho capito e ho imparato a rispettare i suoi tempi, i suoi silenzi. Un giorno mi ha confidato:
Non riesco a togliermi dagli occhi questa immagine. Ho capito la sua fragilità, nonostante il coraggio e l'impegno per mantenere quella freddezza che richiede ogni intervento. Oggi, a tanti anni di distanza, riesco a comprendere dal suo sguardo quello a cui lui e la sua squadra sono stati chiamati. Nei suoi occhi ritrovo il marito, l'uomo che conosco con le sue paure, le sue incertezze. Ma nel suo sguardo, come in quello dei tanti che con lui condividono questa passione, vedo sempre l'uomo che, quando parte per un intervento, lo fa cercando di operare al meglio, senza mai sottovalutare il pericolo. A volte, scherzando, dico che una moglie di un vigile del fuoco non può competere con il suono della sirena e il richiamo del cicalino. Suona la sirena, suona il cicalino. Gianluca parte per un'altra volta ancora. Nonostante tutto, lo ammiro sempre di più. Sono fiera di lui, della sua squadra, del gruppo. Non so perché, ma non c'è mai stato niente nella mia vita che mi abbia appassionato più dei vigili del fuoco, del suono della sirena. Eppure nessuno in famiglia ha mai indossato la divisa del pompiere. La mia è stata una passione che mi ha accompagnato sin da piccolo. La visita alla caserma la domenica mattina è diventato l'appuntamento fisso di ogni settimana, mese dopo mese, anno dopo anno. La miglior medicina a tutte le malattie, ai dolori e alle frustrazioni di un bambino di pochi anni. Ancora oggi mi ritrovo negli sguardi sognanti, nelle emozioni dei piccoli che arrivano da noi per visitare la caserma. E per me, arrivato a 11 anni, è stato naturale partecipare a quello che allora partiva come un esperimento. Il gruppo giovani che mi ha aiutato a radicare quella passione infantile, a trasformarla nella consapevolezza che quello che mi piaceva fare poteva diventare qualcosa di utile per gli altri. Per tanti anni mi ha dato modo di frequentare il distaccamento insieme ad altri ragazzi come me tra i 10 e i 18 anni. Con loro, nel gruppo giovani, ho capito che quello che attirava la mia attenzione non era solo quel camion enorme ai miei occhi di bambino, rosso, dei pompieri, ma cosa quel mezzo tanto affascinante rappresentava: il poter essere di aiuto a qualcun altro. Dal maggio dello scorso anno faccio parte ufficialmente del gruppo. La mia famiglia, la mia ragazza condividono questa scelta che hanno visto crescere anno dopo anno. La condividono e la apprezzano, anche se so perfettamente che qualche volta è per loro fonte di apprensione. Capiscono i miei silenzi e le poche parole che dico loro dopo ogni intervento. Lo faccio per me, ma lo faccio anche per loro. Sanno che la mia scelta, che chiede anche a loro dei sacrifici, il turno, le assenze da casa, la necessità di dover sempre e in ogni circostanza rispondere a quel cicalino che ti chiama, fanno un po' più fatica a sopportare quelle che simpaticamente, ma mica poi tanto, chiamano manie. Quando sono in giro con gli amici o con l'amorosa e passo davanti a un defibrillatore, non posso non domandarmi se sia perfettamente funzionante. Quando sono in un locale voglio vedere dove sono le uscite di emergenza o dove sono collocati gli estintori. Sanno che quelle piccole manie sono l'antidoto allo sconforto, al dolore che potrebbe coglierti in alcune situazioni limite. Per quelle non c'è altro che la squadra. Dopo gli interventi più complicati, facciamo sempre due parole dal punto di vista tecnico per valutare com'è andata l'uscita, perché c'è sempre spazio per crescere, per migliorare. Se poi c'è stato qualcosa che ti ha segnato in modo particolare, se ne parla. In quei frangenti la squadra diventa veramente una seconda famiglia.
Quando suona la sirena e sto per prepararmi all'uscita, guardo i miei compagni di squadra. Osservo i mezzi e le strumentazioni di cui oggi possiamo disporre. E per un attimo mi trovo a pensare a come abbiamo raggiunto tutto questo. Penso a quanto sia stato importante dare vita a un'associazione che gestisse le iniziative messe in campo per far crescere sempre di più il distaccamento. Penso alle tante battaglie portate avanti per dotarci di attrezzature necessarie per rendere più efficaci i nostri interventi e più sicure le nostre uscite. Mi guardo intorno e non posso non pensare agli sforzi, al cammino che ci ha portato nella nuova caserma, ai tanti incontri che hanno preceduto il suo progetto, la sua realizzazione. Guardo alla nostra APS, l'autopompa conservatorio che tanto affascina i bambini che visitano la caserma. Quello è stato il primo frutto dell'impegno dell'associazione Pompieri di Palazzolo 1883. Il mio sguardo corre anche agli altri mezzi. Penso ai compagni di avventura che hanno voluto l'associazione, convinti che fosse lo strumento giusto per farci crescere. Alcuni del direttivo sono qui con me nella squadra che si sta preparando un nuovo intervento. Altri faranno altri turni. Giovani volontari che oltre al servizio come vigili del fuoco volontari si adoperano perché il distaccamento cresca sempre di più. Suona la sirena. È tempo di uscire. Quando sono arrivato al distaccamento di Palazzolo, nei primi mesi del 1964, dopo aver prestato il servizio di leva nei Vigili del Fuoco dal luglio 1962 al novembre 1963, il personale era poco e scarse le attrezzature. Le divise erano quelle dismesse dai vigili permanenti, mentre gli stivali ce li dovevamo pagare di tasca nostra. Eravamo operativi per l'intera giornata. Questo tipo di servizio allora non presentava grandi difficoltà, perché eravamo quasi tutti artigiani e anche quelli che lavoravano alla Marzoli non trovavano nelle maestranze e nella proprietà grandi difficoltà a lasciare il posto di lavoro quando suonava la sirena. La passione per i pompieri era nata in me quando ero garzone di bottega da Giacomo Vietti, già vigile del fuoco volontario. Quando rientrava dagli interventi, subito compilava il verbale, che poi mi mandava a consegnare al geometra Vecchiati, all'epoca ufficiale e direttore del corpo. Il mio primo intervento? Non me lo ricordo, ne ho fatti tanti, forse migliaia. Abitando a Palazzolo ed essendo artigiano, ero praticamente sempre disponibile, ma porto sempre con me l'immagine di tante uscite finite in tragedia. Nei miei occhi e nella mia mente sono impresse le immagini di vittime di incidenti stradali, di disgrazie. Nel profondo del mio cuore conservo il ricordo degli incendi e degli interventi più difficili che hanno causato tanto dolore. Sono ricordi ancora vivi che ancora oggi, a tanti anni di distanza, provocano dolore, ma rinnovano giorno dopo giorno il senso dei tanti anni trascorsi nel gruppo, pronti a partire quando suonava la sirena. Quanti ricordi, quante immagini dei tantissimi interventi compiuti fa nascere in me il suono della sirena. Quel suono ha accompagnato la maggior parte della mia vita. Ma quel suono rimanda anche ai tanti impegni assunti dal 1969, alle tante battaglie portate avanti per l'ammodernamento e il potenziamento del nostro distretto,
un impegno forse più gravoso di quello affrontato in tanti interventi. Venne proprio da Palazzolo la spinta decisiva per far decollare l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari, che nasceva in quegli anni, con lo scopo di promuovere un effettivo legame tra tutti i vigili del fuoco discontinui, perché così eravamo chiamati nell'atto costitutivo del 1973, e per mantenere vivo attraverso apposite manifestazioni lo spirito di corpo tra i vigili del fuoco in servizio e quelli in congedo. Portammo a Roma in tutte le sedi necessarie le nostre idee e le nostre proposte per qualificare sempre di più l'azione dei gruppi volontari come il nostro. Come realizzare gli scopi dello statuto se eravamo senza stivali, senza tute per gli interventi? Mancava tutto. Ci siamo rimboccati le maniche e non abbiamo mai mollato. Anche a Palazzolo, per anni e anni, ogni mese, ho salito le scale del Palazzo Municipale per sostenere la causa della nuova caserma, per presentare i progetti, per seguire i passaggi burocratici, per affrontare le tante difficoltà che di volta in volta si presentavano sul nostro cammino. Il Corpo Pompieri Volontari ha un'ammirabile storia di sacrificio ed eroismi. Ebbe inizio nella nostra borgata nel 1883 con una pompa a mano che veniva trainata faticosamente da quattro pompieri e ne era capo una caratteristica macchietta paesana dal nomignolo Bosia, un bravo operaio della già allora rinomata ditta Fratelli Marzoli. E quel buon capo pompieri, la gente, si divertiva a farlo imbestialire con l'affermare che bisognava avvisarlo una settimana prima che l'incendio scoppiasse per dare a modo a lui e ai suoi di trovarsi sul posto in tempo debito. Quello affidato a questo primo gruppo di volontari era un servizio ormai indispensabile per Palazzolo, che stava vivendo in quella stagione uno sviluppo industriale ed economico di particolare rilevanza. Palazzolo era nota infatti come la piccola Manchester, ma l'apertura e lo sviluppo di opifici e fabbriche in cui venivano investiti grandi capitali e in cui trovavano occupazione centinaia di lavoratori chiedevano la presenza di un nucleo organizzato di pompieri che sapesse andare oltre la generosità e l'occasionalità del servizio prestato da quel primo nucleo. Per questo, a pochi anni da quel 1883 che segna l'inizio di una lunga storia che ancora oggi continua, il municipio deliberò l'istituzione di un regolare corpo dei pompieri, formato da quattro uomini, scelti tra quelli che davano migliori garanzie, e nominò il signor Rocco Zanelli quale comandante e il signor Arnaldo Zanelli caposquadra. La squadra era nominata ogni 3 anni e i suoi effettivi scelti tra fabbri, muratori e falegnami. La loro divisa consisteva in un semplice berretto da portare rigorosamente solo in servizio. È costituito nel comune di Palazzolo il servizio della pompa per l'estinzione degli incendi. Allo svilupparsi di un incendio ed appena ne si è dato avviso, l'incaricato comunale addetto al servizio della torre dovrà suonare la campana maggiore e sarà sua cura accertarsi del preciso luogo ove l'incendio si è manifestato e possibilmente del proprietario della casa incendiata. Al suono della campana, gli addetti al servizio della pompa dovranno riunirsi nel locale ove trovasi ospitata la medesima per ricevere ordini dal loro capo.
Appena giunti sul luogo indicato, il direttore ispezionerà i fabbricati e intanto il caposquadra ordinerà l'allestimento della pompa e darà gli ordini per l'inizio dell'opera di spegnimento. Il direttore, insieme all'ingegnere comunale, dovranno poi stendere un rapporto dettagliato sull'accaduto, con quei dati che consentano anche il recupero delle spese sostenute dal comune e poste a carico dei proprietari dell'immobile incendiato. Non era ancora gran cosa quel corpo, ma fornito di una pompa a mano corredata da sufficiente quantità di tubi trainata da cavalli, il servizio che svolgeva bastava ai bisogni della popolazione. Febbraio 1893. La Torre del Popolo è illuminata a festa. C'è da ricordare il 50° anniversario di ordinazione episcopale di Papa Leone XIII. Sulla sommità della cupola, ai piedi della statua di San Fedele, sono state messe moltissime scodelle piene di grasso. Dovrebbero permettere di vedere la statua sin da lontanissimo. Capita però l'imprevisto. Alcune ciotole si rompono e appiccano il fuoco alla cupola di legno. Presto le fiamme arrivano ai piedi del santo e poi su, sempre più su. Accorrono tanti volontari, accorrono tutti i palazzolesi richiamati da quelle fiamme che si vedono anche da lontano. Ma poco possono contro il fuoco che minaccia di divorare torre e santo. Alle 11 di sera del 19 febbraio mi trovavo all'albergo Aquila Nera. Il figlio del campanaro entra tutto spaventato. «Brucia la torre! Brucia San Fedele!» Corro fuori, alzo la testa e vedo la sommità della torre ormai avvolta dalle fiamme. Corro alla chiamata del sindaco e lo avviso di quello che sta accadendo. Su suo ordine faccio suonare le campane a stormo. Mi reco sul posto e provvedo con una coperta di lana del campanaro. Arriva il muratore Amigoni e con lui il pompiere Bosio. Saliamo sulla torre con qualche secchio d'acqua che il campanaro ha preparato. Saliamo. Ormai siamo ai piedi della statua di San Fedele. Ogni nostro sforzo sembra non avere effetto, con il fuoco che ormai sta divorando i piedi del santo. Siamo troppo lontani per cercare di spegnere quelle fiamme con pochi secchi. Torniamo sui nostri passi per non restare soffocati dal fuoco e dal fumo. Faccio riunire tutti i pompieri, do ordine di mettere la pompa in pronto e di vigilare che qualche tizzone cadendo non vada ad incendiare le case sottostanti. Ordino di preparare dei recipienti pieni di acqua sull'impalcatura del castello delle campane per spegnere e allontanare i tizzoni accesi che sarebbero caduti dall'apertura che si trova sopra lo stesso castello e che serve per accedere alla statua. Aspettiamo che accada qualcosa, anche se nel frattempo non smettiamo di bagnare il pavimento man mano che cade il fuoco. Con me ci sono il muratore Battista Siribelli, Magino Faggi, Faustino Marchetti, Berardo Zanelli, Ferdinando Baitelli, Redeschi Turra e Antonio Bosio. Visto che il fuoco è molto alto, mando quest'ultimo e gli altri pompieri di sotto per tenersi pronti. Nel caso la statua di San Fedele dovesse precipitare di sotto, nella contrada o su qualche casa. Sono quasi le 3 del 20 febbraio, quando sentiamo un gran fracasso di travi, pezzi di legno accesi e la ramiera rovente che ci cade dal di sopra, facendoci rabbrividire, bruciandoci i capelli e i vestiti. Restiamo per un istante immobili. Ci rendiamo conto che la statua è caduta. Tutti, con una lena sfrenata, senza pensare al rischio che avevamo corso, gridando «Acqua! Acqua!», ci slanciamo sull'armatura delle campane e ci mettiamo a gettare acqua di sotto al fuoco, sul legname ardente, spegnendo il fuoco che ha già attaccato l'armatura in diversi punti.
In pochi minuti manca l'acqua. Faccio suonare le campane e man mano la gente forma una catena umana per mantenere l'acqua da portare alla torre. Intanto la pompa si mette in moto per spegnere il gran fuoco della statua fracassata che, cadendo, ha travolto rovesciando anche un pezzo di parapetto che serve da riparo per la sariola. Verso le 5:30 tutto pare spento. E come da comando del direttore del corpo, metto parecchi uomini di guardia sopra e sotto la torre, facendo rimanere la pompa. Arnaldo Zanelli. Il segnale d'allarme veniva dato dal suono della campana martello, ma in alcune zone non si sentiva. Allora si sparava un petardo che faceva uno scoppio così forte che svegliava tutto il paese. Però era pericoloso perché c'era il rischio che ferisse chi lo faceva partire. Si passò così alla sirena che fu posta sopra la torre, che sin da subito divenne un suono familiare per tutti. Non chiamava in servizio solo i pompieri, diceva a tutti con la sua voce forte dall'alto della torre che i pompieri ancora una volta si stavano mettendo in moto per evitare a Palazzolo qualche pericolo. Gli incendi erano frequenti perché sul fuoco e nelle stufe si bruciava la legna e non sempre i camini erano puliti. Senza pensare alle cascine dove d'estate i contadini stipavano nei granai il frumento, le pannocchie di grano turco, il fieno secco, bastava una scintilla per far partire in pochissimo tempo un incendio. Insomma, per i pompieri di Palazzolo non c'era pace. Tutte le domeniche mattina, poi, c'era per tutti l'appuntamento in comune, dove i pompieri avevano la loro sede. Ognuno aveva il suo compito. Chi doveva provvedere a quanto serviva per il funzionamento dell'autopompa e chi doveva tenere pulite e funzionanti le manichette. Era uno spettacolo vederli all'opera mentre lavavano nell'acqua del fiume quei tubi che sembravano lunghissimi. Quando tutto era sistemato, veniva collocato sull'autopompa. Il mezzo, però, cominciava a sentire il peso degli anni e spesso faceva fatica a supportare i pompieri nei loro interventi. Decisero che era giunto il tempo di acquistare un mezzo nuovo, ma in cassa i soldi mancavano. I pompieri decisero di rivolgersi alla banca per un fido e, per fornire le garanzie richieste, decisero di autotassarsi. Era una scelta coraggiosa. Togliere dalle buste paga dell'epoca, non particolarmente pesanti, la cifra stabilita per la garanzia, era un grosso sacrificio per loro e per le famiglie. Ma l'entusiasmo di poter contare su una nuova autopompa con tutta l'attrezzatura necessaria faceva superare ogni difficoltà. Quando la popolazione seppe del sacrificio che i pompieri si erano imposti, oltre al servizio che garantivano a Palazzolo, mise in moto e avviò spontaneamente una raccolta di fondi. La gente voleva bene i suoi pompieri e metterli nelle condizioni di lavorare al meglio voleva dire sentirsi più sicuri. Grazie alla loro presenza gli incendi facevano un po' meno paura. Una volta furono chiamati in una cascina nella zona di Bolgare. Era sera tardi. I pompieri dovettero intervenire per domare un incendio brutto, bruttissimo. Nel granaio c'era il raccolto di una stagione intera, paglia, fieno, frumento secco e tanta altra roba. Quando i pompieri arrivarono, le fiamme si erano già estese alla stalla sottostante. Sentivano il muggito spaventato delle mucche e il nitrito dei cavalli che scalpitavano furiosamente, spaventati dal bagliore del fuoco e dal gran caldo che si andava sprigionando. Fecero appena in tempo a liberare le bestie che la soletta del granaio cedette e tutto cadde nella stalla. Lavorarono tutta la notte. Quando alle prime ore dell'alba finalmente l'incendio fu domato e la famiglia che abitava la cascina si riunì per ringraziare i pompieri, si levò un grido. Dov'è l'Angelino?
Angelino era il figlio più piccolo. Tutti furono presi dal panico e si misero a cercarlo. Ma di lui non c'era traccia. Al nonno venne in mente che ad Angelino, nelle sere d'estate, piaceva andare a dormire in mezzo al fieno. Subito Angelo Vietti si lanciò verso il fienile chiamandolo a gran voce. Angelino! Angelino! Ma non arrivò nessuna risposta. Continuarono a cercarlo in mezzo al fieno bruciato, camminando con circospezione su quello che rimaneva del pavimento del granaio. Lo trovarono in mezzo al fieno. Probabilmente si era addormentato e il fumo acre dell'incendio aveva finito col tramortirlo. L'immagine di quel ragazzino morto solo, in mezzo al fumo e alle fiamme, colpì molto i pompieri di Palazzolo. Dovevano però comunicare il ritrovamento alla famiglia. Presero il piccolo corpo di Angelino, cercarono di ripulirlo il più possibile e lo adagiarono in un lenzuolo immacolato per consegnarlo al padre. L'uomo, dopo qualche istante di silenzio, preso tra le braccia il piccolo sudario che avvolgeva il corpo di Angelino, scoppiò in un pianto disperato che si conficcò nella testa e nel cuore dei volontari palazzolesi. Quanti interventi in quegli anni, tanti con effetti anche tragici, ma tanti altri conclusi al meglio, garantendo la vita salva a qualche sventurato. Poi venne la guerra. Anno 1939. Il mondo è sull'orlo del baratro. L'eco di una nuova drammatica guerra si fa sempre più insistente. Pochi mesi prima dell'invasione della Polonia da parte della Germania nazista, nasce per regio decreto del 27 febbraio il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, una nuova organizzazione militare chiamata a tutelare l'incolumità delle persone e la salvezza delle cose, mediante la prevenzione e l'estinzione degli incendi e l'apporto ai servizi tecnici in genere, anche ai fini della protezione antiaerea. Combattenti di terra, di mare, dell'aria, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del Regno d'Avaria, ascoltate! Un'ora segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria. L'ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Il 10 giugno 1940 anche l'Italia entra in guerra. E a Palazzolo viene istituito un distaccamento dei Vigili del Fuoco in servizio continuativo, dislocato sempre nel Palazzo Municipale. Gli uomini in servizio frequentano i corsi della Scuola Centrale Antincendio della Lombardia, sfollata a causa dei continui bombardamenti da Milano a Chiari. Dopo l'8 settembre del 1943, sono molti i palazzolesi che per sfuggire all'arruolamento nell'esercito della Repubblica Sociale o all'internamento nei campi in Germania, si arruolano nel corpo dei Vigili del Fuoco. Sono quelli anni di forti tensioni
E il lavoro non manca perché i pompieri sono impegnati per lo più in servizi di prevenzione antiaerea. I vigili del fuoco di Palazzolo devono fare i conti con numerosi bombardamenti alleati che tra luglio del 44 e l'aprile del 45 prendono di mira il ponte ferroviario e il ponte dell'autostrada. I bombardamenti si concentrarono anche sulla campagna palazzolese e sulle zone residenziali a ridosso della stazione ferroviaria e del ponte. In meno di un anno piovono su Palazzolo qualcosa come 2000 bombe. I vigili del fuoco sono i primi ad accorrere sui luoghi dei bombardamenti per spegnere i focolai d'incendio, mettere in sicurezza le strutture colpite, soccorrere i feriti o aiutare la gente a uscire dalle case lesionate. Sono ancora loro i primi ad accorrere nella prima mattinata del 23 luglio del 44, lungo la ferrovia, poco dopo il ponte verso Bergamo. È una domenica e un treno passeggeri è stato mitragliato e bombardato da due squadriglie di aerei alleati. Il primo della lunga serie di attacchi al ponte della ferrovia provoca morti e feriti. Accorrono il 12 novembre dello stesso anno, sempre di domenica, alla Treschiera nella campagna tra Palazzolo e Palosco, dove è precipitato un cacciabombardiere americano del tipo Curtiss P-40, decollato da Grosseto e arrivato sui cieli palazzolesi per colpire ancora una volta il ponte. La scheggia di una bomba sganciata da un altro veicolo della squadriglia colpisce l'aereo. Il pilota riesce ad allontanarsi dal centro del paese per evitare una strage, ma il suo mezzo si schianta al suolo. I rottami sono sparsi tutto intorno nei campi. Per il pilota, Eugene Noyd, di soli 20 anni, non c'è nulla da fare. Muore nello schianto. I suoi resti sono recuperati dai vigili del fuoco e sepolti nel cimitero, da dove, poi, verranno prelevati alla fine della guerra dai genitori, che li porteranno in Texas. I vigili del fuoco raccolgono alcuni rottami dell'aereo e li trasferiscono nella loro sede, a ricordo dell'intervento. Lo stemma della squadra d'attacco aerea, di cui faceva parte il Curtiss P-40 precipitato, impresso sulla fusoliera del mezzo, divenne negli anni a seguire il simbolo del distaccamento. Con il 25 aprile ritorna finalmente la pace. Il 27 ottobre dello stesso anno, il sindaco scioglie il distaccamento continuativo e il gruppo viene riorganizzato. Tornano i volontari. Quelli che si aprono sono anni di grandi trasformazioni, con una società sempre più in crescita, supportata dalla ripresa economica e da un forte incremento demografico. Anche i vigili del fuoco respirano questi venti di novità. Sentono il bisogno di dare alla loro azione la necessaria professionalità. Cominciano a organizzare esercitazioni obbligatorie a cui la popolazione può assistere. Memorabile è quella del 1957 sul piazzale della ex fabbrica Nigler e Küffer a fianco della parrocchiale di Santa Maria Assunta. Sono centinaia i palazzolesi che, assiepati ai piedi del palazzo scolastico e sul lungoolio, ammirano, come da una tribuna naturale, le evoluzioni e la simulazione degli interventi dei vigili del fuoco. Seguono con entusiasmo le manovre di spegnimento di un incendio, guardano ammirati l'agilità e la maestria con cui i volontari salgono sulle lunghe scale telescopiche, le stesse che in occasione delle emergenze li vedono combattere una lotta ravvicinata con le fiamme. Palazzolo sa che i suoi pompieri sono bravi, preparati e coraggiosi. I racconti dei loro interventi sono sulla bocca di tutti. E vederli all'opera nelle loro esercitazioni non fa altro che aumentare la stima nei loro confronti.
Le esercitazioni non sono solo una pubblica dimostrazione della loro preparazione. Più volte nel dopoguerra si sono distinti in tanti interventi. La gente di Palazzolo capisce quanto sia importante l'addestramento costante nel settembre del 1960. Le piogge intense di quelle settimane hanno ingrossato a dismisura l'olio, che già ha superato gli argini, arrecando notevoli danni in Piazza Roma e in Via Santissima Trinità. Famiglie sfollate, negozi e scantinati allagati, ma il timore più grande è che la forza delle acque e i materiali trascinati dalla corrente possano avere la meglio sul ponte romano. Anche in questa situazione i vigili del fuoco ci sono. Non solo cercano di arginare per quanto possibile la prepotenza della piena del fiume, ma accorrono in soccorso di tante situazioni di pericolo. Sfidando l'impeto delle acque riescono a salvare due operai impegnati nella costruzione del nuovo ponte sul provinciale. La piena li ha sorpresi su uno zatterone in mezzo al fiume. I due operai sono terrorizzati e i vigili del fuoco di Palazzolo, non dotati di attrezzature necessarie a questo genere di intervento, possono fare poco. Occorre allertare il comando provinciale di Brescia perché mandi a Palazzolo l'occorrente per la costruzione di una teleferica tra le due sponde del fiume e con questa trarre in salvo i due uomini. L'operazione, si legge in una cronaca dell'epoca, svoltasi in condizioni ambientali pessime, di notte, temperatura bassa, acqua fredda e ruente infida, ha dato modo a tutto il personale impiegato di dimostrare il proprio addestramento e l'alto senso del dovere che loro incombe. Crescita operativa, si fa strada anche l'idea di una nuova, moderna e più funzionale caserma. Tra i vigili del fuoco volontari se ne parla già da tempo. Gli spazi all'interno del municipio sono angusti. Non c'è spazio per nulla, mancano anche i servizi più elementari. Lavarsi dopo un intervento, raccontano i volontari del tempo, era un'impresa proibitiva. Due alternative: o usare il bagno dei custodi o servirsi della splendida fontana presente nel cortile del palazzo municipale, estate o inverno che fosse. E il lavarsi era la più semplice di tante esigenze. Tra il 56 e il 62 c'è una fitta corrispondenza tra il distaccamento e il comune, che mette a disposizione un'area di sua proprietà in via Santissima Trinità. La provincia, a sue spese, realizzerà una moderna caserma. Il progetto si arena. Il distaccamento propone di utilizzare uno dei capannoni di ferro e cemento della fabbrica Niggler-Küffer, ancora esistente davanti al municipio. Sarebbero gli stessi vigili del fuoco a farsi carico dei lavori di adattamento dei locali. Ancora una volta però il progetto non decolla. Il distaccamento continua a rimanere dove è sempre stato. Nel 1969 nasce l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari Discontinui. Anche su questo fronte l'impegno dei palazzolesi, sia in sede nazionale che provinciale, è determinante per il proseguimento degli scopi del nuovo sodalizio. Sono quelli anni di grande fermento, di trasformazione, di cambio generazionale anche fra i volontari di Palazzolo.
C'è chi si congeda per raggiunti limiti d'età e chi invece arriva per offrire continuità a un servizio sempre più in crescita. Sono sempre di più gli interventi realizzati, ma i problemi di sempre restano e non sembrano trovare soluzione. Su tutti c'è sempre il tema di una nuova caserma. La collocazione nel Palazzo Municipale mal si concilia con una operatività di 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno. E poi c'è il problema di una dotazione di strumenti obsoleta, di un parco mezzi non più all'altezza dei servizi richiesti, di divise e stivali che mancano. Il 14 giugno 1981 i vigili del fuoco prendono carta e penna e scrivono al comando provinciale di Brescia. Minacciano di rassegnare le proprie dimissioni dal corpo nazionale. Malgrado le sollecitazioni presentate al comando provinciale per l'adeguamento dei mezzi, dei materiali, nonché dell'equipaggiamento necessari all'espletamento delle operazioni in caso di intervento, tali sollecitazioni non hanno avuto riscontro. Alla soglia del secolo di vita non può essere un silenzio a mettere in difficoltà i vigili del fuoco. Ancora una volta si rimboccano le maniche e cominciano a cercare soluzioni alle difficoltà elencate nella lettera. Non passa giorno senza che bussino alle porte del comune, alla ricerca del necessario per far fronte alle necessità del gruppo. Senza dimenticare il più grande dei bisogni, una nuova sede. Ma questo sembra veramente il più difficile degli incendi da domare. Quando tutto sembra indirizzarsi nel verso giusto, un imprevisto, un cambiamento di programma, pensieri diversi, fanno tornare tutto al punto di partenza. Proprio come quando basta un sottilissimo refolo di vento per far riprendere vigore a un focolaio che sembrava domato. Il 1988 potrebbe essere l'anno buono, quello della realizzazione del sogno a lungo atteso. Ne hanno parlato addirittura i giornali. Palazzolo costruirà una caserma dei Vigili del Fuoco entro il 1989. Un edificio di circa 600 metri quadrati dovrebbe essere costruito in via Serrioletto e oltre ai pompieri ospiterà gli alpini e la sezione locale della Croce Rossa. Insieme formeranno il nucleo originale della Protezione Civile. Ma per fare diventare il sogno realtà servono le risorse. Il Comune propone di coinvolgere nella costruzione tutte le realtà territoriali servite dai Vigili del Fuoco palazzolesi. Nel frattempo il distaccamento si allarga nei locali dell'ex asilo di via Torre del Popolo, dove ci sono spazi maggiori in cui ospitare non solo i mezzi, ma anche garantire un ufficio, uno spogliatoio e una sala riunioni. Ma della nuova caserma nemmeno l'ombra. L'idea del coinvolgimento dei comuni vicini non ha creato entusiasmi. Per il momento c'è l'ex asilo e questo deve bastare.
Per quanto riguarda invece l'ammodernamento di mezzi e dotazioni, ancora una volta i pompieri provvedono in proprio. Una sottoscrizione per l'acquisto di un polisoccorso, un veicolo moderno e veloce, particolarmente utile in caso di chiamate per interventi stradali. Servono 100 milioni e la campagna di sensibilizzazione messa in campo non ha precedenti. Manifesti murali tappezzano Palazzolo. I pompieri volontari, ma anche quelli di tante altre associazioni, bussano a tutte le porte del paese. In occasione delle feste per i 110 anni del distaccamento, il polisoccorso fa bella mostra di sé e dimostra tutta la sua utilità in occasione dei grandi eventi calamitosi che colpiscono Palazzolo e i comuni vicini. La tromba d'aria del 3 luglio 95 che si abbatte su Mura Alta prosegue a Castelli Calebbio attraverso l'Olio per portare distruzione anche alla Sgrafigna e su sino a Capriolo e Adro. Con i loro mezzi i vigili del fuoco ci sono e contribuiscono a risolvere più di un'occasione critica. E poi l'alluvione che dal 26 giugno 97 mette in agitazione la comunità palazzolese. Le piogge, sempre più violente, hanno ingrossato a dismisura l'Olio. Il fiume preoccupa, soprattutto nel tratto del centro storico. Il 27 giugno, Piazza Roma sembra una piccola Venezia, coperta da 70 centimetri di acqua, che costringono molti a muoversi in canoa o con imbarcazioni di fortuna. Il livello è destinato a salire ancora. La passerella e il ponte romano vengono chiusi, i vigili del fuoco con gli alpini e tanti altri volontari sono costantemente al lavoro per cercare di arginare l'Olio, ma l'acqua sale ancora sempre di più. Per i pompieri sono giorni di fuoco, lavorano 24 ore su 24. Negli anni 90 del secolo scorso, il disegno di un centro di protezione civile comincia a farsi un po' più nitido. Cresce, prende forma grazie all'accordo che il Comune raggiunge con la cooperativa sociale palazzolese. I lavori prendono il via il 25 gennaio 1998 con la posa della prima pietra. Nell'estate 1999 le associazioni di volontariato, che qui troveranno la loro nuova casa, pompieri in testa, iniziano il trasloco. Il centro di protezione civile viene inaugurato il 14 novembre dello stesso anno. Il resto è storia recente che tutti conoscono. I pompieri, anzi, i vigili del fuoco volontari, non hanno smesso di impegnarsi per migliorare sempre di più la loro capacità di intervento. Si sono dotati di mezzi sempre più efficaci, di strumentazioni adeguate a esigenze sempre nuove. Sono intervenuti in situazioni drammatiche, terremoti, calamità naturali, alluvioni, disastri che hanno colpito il paese. Sono passati 140 anni dalla nascita del primo servizio pompieri a Palazzolo. I nomi di quei quattro primi volontari guidati da Rocco e Arnaldo Zanelli forse sono stati dimenticati.
Non è stato dimenticato però il loro impegno, la loro passione e la loro dedizione, perché sono le stesse che ancora oggi, di generazione in generazione, spingono i vigili del fuoco del distaccamento di Palazzolo ad esserci sempre, per tutti e in ogni situazione. Oggi il distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Palazzolo insieme al centro di protezione civile è diventato un modello virtuoso a cui guardare. Quello che è sotto gli occhi di tutti è il frutto di un cammino lungo, impegnativo e tenace che trova nei 40 e passa volontari di oggi i suoi interpreti. Fortunatamente non sono soli. Con loro ci sono anche uomini che hanno scritto la storia, forse quella più impegnativa degli ultimi 50 anni del distaccamento. Uomini che hanno messo quella tenacia e quel coraggio necessari per affrontare incendi, incidenti e situazioni di pericolo, ma anche nella battaglia quotidiana per far crescere costantemente il gruppo, per dotarlo di attrezzature sempre più efficaci, di spazi funzionali a un distaccamento moderno ed efficiente. Ancora oggi, per Alessandro, Antonio, Vittorio, Guido e Giuseppe, la caserma è parte della loro vita, è nel loro sangue, nel loro DNA. Nel loro racconto c'è traccia viva di emozioni che non si sono mai sopite. Ho fatto il militare con i vigili del fuoco. Erano i primi anni 70 e dopo i mesi della leva mi dedicai ad altro. Ma quella passione non si era mai sopita e tornare fra i volontari qualche anno più tardi è stato come entrare in una casa che non avevo mai lasciato. Così come naturale fu il passaggio tra i permanenti. Da piccolo il passatempo preferito condiviso con mio fratello era quello di seguire in bicicletta i nostri pompieri. Di pedalata in pedalata è nata una passione che ancora oggi c'è ed è forse più forte che allora. Non ho avuto parenti tra i pompieri e non ho fatto il militare tra i vigili del fuoco. Abitavo in campagna, figlio di agricoltori, e spesso mi capitava di assistere agli interventi dei pompieri chiamati per spegnere incendi che ogni tanto divampavano nelle cascine. Sino a quando, una volta, mi chiesero di aiutarli a mettere in sicurezza il bestiame fuoriuscito da una stalla. Forse è stata proprio quella, la scintilla che ha fatto nascere in me la passione. Senza dimenticare che, nonostante fossi adulto e sposato, il nonno, il vero capo della cascina, non ammetteva di vederci senza fare niente. E i compiti aumentavano. Ho pensato che forse con i turni in caserma avrei avuto più tempo per riposare. Ricordo ancora con emozione il primo intervento da effettivo a San Pancrazio. Al suono della sirena scattai, ma la neve che era caduta rese più difficile del previsto il mio arrivo in comune. Gli altri compagni della squadra erano già pronti. Anch'io indossai la divisa, che mi sembrava la più bella del mondo, l'elmetto e i miei stivali di gomma. Dopo tanti anni conservo ancora vivo il ricordo degli interventi, quelli magari banali, conclusi felicemente, ma anche di quelli più impegnativi, spesso tragici. Ricordo quella mattina dell'Epifania sul ponte dell'autostrada, reso una lastra di ghiaccio dal freddo pungente della notte. Ho negli occhi l'avanzare di un pullman sfuggito al controllo dell'autista. Sembrava un enorme serpente. Ricordo quell'intervento per mettere in sicurezza un mezzo pesante che perdeva acido. Ricordo il nostro impegno e il finimondo che, nonostante la nostra presenza, successe poi. Era la vigilia di Natale. Ricordo lo strazio dei genitori,
e dei parenti delle persone coinvolte negli incidenti. Ricordo il disagio che provavo ogni volta che dovevo identificare una vittima. Ancora più forte se si trattava di un giovane o di un palazzolese. Ricordo ancora il pianto disperato di una mamma che mi supplicava di raccontarle l'ultima descrizione del figlio morto. In squadra si lavora solo e soltanto per cercare di salvare una vita o per risolvere tante situazioni pericolose. In quei momenti non c'è spazio per le emozioni. Ma quando poi tutto era terminato e l'adrenalina accumulata nel corso dell'intervento era venuta meno, ti prendeva un malessere che a volte si trasformava in un vero dolore fisico. Allora ti confrontavi con i compagni di squadra per cercare di capire se tutto era stato fatto per il meglio. Era un modo per condividere un peso a volte gravoso. Ricordo le battaglie da togliere il respiro e ridurre al minimo la pazienza con i tanti curiosi che si mettevano in coda all'autopompa per assistere allo spegnimento di un incendio o di un incidente. E non era un pubblico silenzioso, eh? Davano consigli, indicazioni su come intervenire, su cosa fare. Ricordo quando fummo chiamati per recuperare un'auto che era finita in un canale. Nessuno si era fatto male e quello fu un sollievo. Ci accolse il proprietario della macchina. Era evidente che avesse bevuto qualche bicchiere di troppo. Ci assalì dicendo che se nel corso del recupero del mezzo avessimo graffiato la sua auto, ci avrebbe denunciato per avere il risarcimento dei danni. Ricordo ancora la veemenza con cui ci assalì una donna. «Vi ho chiamato per tutta la notte!» disse puntandoci il dito contro. «Ma non vi siete mai degnati neanche di rispondere. Non sapete quante volte ho fatto il vostro numero, ma niente!» «Quale numero?» ho chiesto timidamente. «Quello che finisce col 13!» replicò la donna, sempre più agitata. «Signora, il nostro numero finisce con il 12. Non importa! Un numero in meno non è una buona scusa per non rispondere!» Quando ancora oggi suona la sirena, mi sogno di poter salire su uno dei mezzi moderni per vivere un intervento ancora. Gli altri anziani come me mi dicono che sono matto, che oggi tutto è cambiato, tranne l'acqua che oggi, come un tempo, serve per spegnere le fiamme. Alessandro, Antonio, Vittorio, Guido e Giuseppe sono ogni domenica in caserma, con il loro entusiasmo, la loro voglia di fare, sono la conferma che l'unico fuoco che non potranno mai domare è quello per i vigili del fuoco, per i pompieri. Quando suona la sirena, mi torna alla mente l'immagine di papà che di notte si alza dal letto. Sento i suoi passi, che cerca di rendere il più possibile leggeri per non svegliarci, che si prepara per uscire. So che da lontano sentirò il suono dell'autopompa che esce per un intervento. Poi torna il silenzio. Ora posso chiudere gli occhi e riaddormentarmi. Chissà dove starà andando papà.
4 del mattino. Sto rientrando da un intervento che ci ha tenuti impegnati per tutta la notte. Sono stanco morto e tra qualche ora dovrò andare al lavoro. Ho già fatto la doccia al distaccamento e non vedo l'ora di entrare nel letto per dormire almeno un paio d'ore. Non so se riuscirò a prendere sonno. Apro la porta di casa cercando di non far troppo rumore. Ho ancora negli occhi il ricordo di quanto ho vissuto con la squadra. Appoggio la giacca e vado verso la camera, ma prima mi affaccio a quella in cui dormono i miei bambini. Mi fermo e li guardo. Forse stanno sognando. Immagino che forse sognino come facevo io, papà, che corre con tanti altri compagni a spegnere un incendio. E spero che, come accadeva a me, al risveglio saranno fieri del loro papà e di tutti gli altri pompieri.